c'è una firma, c'è un contratto lungo e quindi c'è la volontà di rimanere. Sì, assolutamente sì, ieri ho rinnovato il mio contratto, sono molto contento di rimanere qui, comunque è una cosa progettata già alla fine dell'anno scorso, ieri comunque l'abbiamo messa in atto. Quindi vuol dire anche che le voci di mercato sono state soltanto voci o comunque sono stati dei tentativi che in ogni caso possono far piacere? Sì, sicuramente hanno fatto piacere, ma comunque il mio obiettivo era solamente uno, pensare al ritiro e pensare al Sassuolo. Poi per adesso ci ha pensato la società, il mio agente, a risolvere queste cose. Ti ha distratto questa cosa in queste settimane? No, assolutamente no, io sto bene in questo Sassuolo, ero super sereno perché avevo già parlato, come ho detto, con la società, mi ha assicurato di essere rimasto qui. E per te si è creato anche un po' di spazio lì davanti, insomma, potrebbe essere il campionato dell'ulteriore consolidamento. L'obiettivo è quello, far meglio dell'anno scorso, far bene con la squadra e per arrivare il più in alto possibile. È anche un anno di cambiamenti, non solo dal punto di vista personale, ma anche dal punto di vista della squadra, perché abbiamo parlato di allenatore, un po' di giocatori, qualche big che si è andato, insomma, cosa ti aspetti da questo Sassuolo rinnovato? Ma in confronto comunque a tante squadre non è che abbiamo cambiato tantissimo, a livello, comunque abbiamo cambiato il mister, ma a livello di giocatori andati via due, comunque ne sono arrivati altri, quindi il gruppo è rimasto solido. Adesso stiamo cercando di entrare nei meccanismi del mister, domenica qualcosa di buono l'abbiamo fatto vedere, ma vogliamo migliorarci. Come movimenti per noi attaccanti comunque sono simili a quello che ci chiedeva il mister Di Francesco. Magari il mister ci chiede un po' di spagare un po' di più, comunque non dare mai punti di riferimento, quindi magari chi gioca a destra può andare a giocare a sinistra e magari fare la prima punta. Quindi davanti possiamo sbagliare un po' come in base a come sta andando la partita. E un'altra cosa, sempre da questo punto di vista, Buchi l'altro giorno parlava di altri moduli, anche partite in corso, diceva i 4 punti, i 4-2-3-1, insomma. In questo c'è un po' di, appunto, parlavi prima di meccanismi da odiare, ma anche forse mentalmente di cambiare un po' mentalità rispetto a Di Francesco, che era molto più preciso da questo punto di vista. Sì, è un modo che comunque proviamo spesso in allenamento, comunque perché davanti, avendo 3 punti, magari molte facciamo delle partite apposta per giocare con quel modulo, ci viene anche abbastanza bene. Poi non è detto che il mister debba giocare in questo modo, ma nel caso ci sia bisogno non abbiamo problemi, perché siamo una squadra forte e si adatta subito. Andrea, un'altra domanda? Nel gruppo il pareggio com'è? Ugo, microfono. Scusa. Nel gruppo il pareggio di domenica scorsa come è stato accolto e come avete lavorato questa settimana per cercare di superare eventuali problemi che si sono verificati nel corso della partita? No, è stato accolto bene, comunque lo sapevamo, ci aspettavamo una partita molto difficile, una squadra forte come il Genoa, comunque che ci aspettava e ripartiva. Fine, l'importante non è stato perdere, visto l'occasione che hanno avuto comunque a 20 minuti dalla fine, quindi ci siamo presi questo punto. Per domenica ci stiamo preparando alla grande, siamo benissimo e abbiamo solo l'obiettivo di andare là a fare la partita. Va bene? Sì. Bene, grazie. Grazie.